Peter was very interested in all ethology, and he was mainly about birds all the time. But he had this idea at the back of his head, making a game, an indoor game, with little footballers. He was due to go off to America. I think it was an ornithology trip. And before he went, he put an advert in a, I'm not sure if it was in a magazine or a paper, to say that there was this game and it was cost so much, and to send a check and an order to this address here. And so he went off to America, and when he came back, there was a sack full of orders with their checks. And he hadn't actually made anything. It was all still in his head. This one is a very good project, no, or documentary project to finance through crowdfunding, no, because it has a huge community of players and fans, and they are grown-ups which have money to spend, no, in things like teams and so on. Quindi questo era un buon progetto perché aveva una grande comunità a cui si rivolgeva, molti adulti, anche insomma giocatori, persone interessate al gioco. And so they, you know, they used some rewards that were directed, you know, to these collectors. So you could get a Suboteo team with the shirt of the players where the logo of the documentary. Uno delle ricompense era una maglietta con il logo del. Well, no, because the team, you know, the team. One of the, well, a Suboteo team, you could play and in the shirt. The shirt. Yeah. The shirt of the team. Yes. With the logo of the documentary. Yeah. Quindi la maglietta con della squadra del Suboteo con il logo del documentario. So you could only get this team if you pledged to this campaign. It was not available anywhere else or afterwards. No? So all the collectors wanted to contribute to have their really exclusive team, which only a few people will have. Quindi non era la maglietta, ma era il team, proprio tutto il team, ed era una come ricompensa molto particolare, perché sicuramente non tutti potevano averla. So yeah, it was more than 300 people, no, that contributed, so it was a very successful campaign. Quindi è stata una campagna di grande successo, ha avuto 360 finanziatori. And now this, well, now they finished the documentary with this money, and now they showed it in some cinemas in Italy, so on. Ora il documentario è finito e l'hanno fatto vedere, insomma, in diversi cinema in Italia, quindi ha avuto molto successo. And this one is a very nice, well, they did a very nice video for presenting their campaign for a kids book, a book for kids. E questo è un altro progetto per il quale è stato ideato questo video molto carino, e riguarda un libro per bambini.
Ciao, siamo Giulia, Cristina e Sara e siamo tre illustratrici di base a Bologna e Barcellona. Insieme formiamo Tegliera, la nostra etichetta di autoproduzioni. Facciamo principalmente libri illustrati e a fumetti. Ci occupiamo anche di laboratori per bambini e adulti. Nel 2010 io e Cristina siamo partite dall'idea di fare da noi i nostri libri, dalla progettazione fino anche proprio all'atto pratico. Abbiamo iniziato da piccoli libri fotocopiati e cuciti a mano, fino a creare pubblicazioni collettive stampate in tipografia. Picalem è un libro componibile e illustrato che abbiamo immaginato per i bambini ma capace di appassionare anche gli adulti. Abbiamo realizzato 24 personaggi provenienti da 24 paesi del mondo. Ognuno è diviso in tre parti e sfogliando le pagine del libro è possibile scomporre e comporre le figure giocando ad inventare nuove nazionalità. Quello che ci piace di Picalem è la sua interattività. I bambini possono giocare da soli, ma il libro è anche uno strumento per noi, per gli insegnanti o degli educatori per sviluppare laboratori. Potete aiutarci a realizzare Picalem tramite Verkami, scegliendo la ricompensa che preferite. In questo modo contribuirete attivamente con noi alla realizzazione del libro. Se potete, condividete anche questo video per spargere la voce. So it's very useful, no, to have a video presentation like this, because in just a minute or so you already know what they want to do, who are they, which kind of projects they have, which kind of sensibility they have, and you already want to pledge, no, to this project. Quindi è molto utile fare un video così, perché in pochissimo tempo descrive tutto il progetto e quindi vi fa avere un'idea ben precisa, vi fa anche venire la voglia di dare dei fondi. And here, well, the rewards were more or less like the project we talk about of Enrique Fernandez, no, because it was a book production, so it's more or less not the same concept. E le ricompense erano molto simili a quelle che vi ho fatto vedere prima di Enrique Fernandez, quindi il concetto era lo stesso. For example, no, the basic reward would be like the, well, a copy of the book and an exclusive illustrated cartolina ad esempio con un contributo di 15 euro si poteva avere una spillettina, una cartolina illustrata e una copia del libro dedicato. This was a singer which was doing the Camino de Santiago in Spain, no? And he afterwards he wanted to do a CD about it and a theater play. No? And he started his campaign while he was traveling all the Camino de Santiago. Questo qui invece è un musicista che ha fatto il Camino di Santiago e voleva realizzare un CD ed un'opera teatrale, un pezzo teatrale relativo proprio al cammino. E lo ha iniziato a lavorare proprio quando stava arrivando a Santiago. Sì, so the interesting thing of this campaign was that he was sharing his trip, no, with all the backers while he was doing the campaign. He was sharing all the experiences on his trip, no, with all the people which was helping him to record this CD afterwards with his travel. E quindi durante il viaggio stava condividendo le sue il suo progetto, la sua campagna con tutte le persone che lo aiutavano. This is another comic book project, another comic book. Questo è un altro progetto di fumetto.
very short presentation. And well, he's an Italian graffiti artist and also a mathematician, but he's now living in Holland, and he wanted to do this new comic book, which was without words, just drawings. So it was a very special comic book. Si trattava di una persona, di un matematico che disegnava anche graffiti e ora vive in Olanda e ha fatto questo progetto soltanto immagini, solo disegni senza nessuno scritto. And finally, a very recent documentary project we had from Italy, which was about the Guido Picelli, which was a revolutionary, no? Questo invece è un altro documentario su Guido Picelli, un rivoluzionario. La storia non si ferma. Essa si compie malgrado tutto. Ciò che deve cadere, cada. Ciò che deve nascere, nasca. Sbarrate il corso di un fiume e avrete l'inondazione. Sbarrate l'avvenire e avrete la rivoluzione. Yeah, and here usually, you know, in documentary or in film projects, the usual reward is to have like around 20 or 25 euros to have the DVD sent to your home, no? so you can see the movie and usually appear on the credits of the film. Di solito per i progetti di film o di documentari una delle ricompense più comuni con 25 euro è quella di avere proprio una copia del DVD ed avere anche il ringraziamento speciale. Mm-hmm. Okay, so let's work. When you want to start a campaign, no, you go to the Verkami page and you find a place where you can send us, no, your idea of project. Quindi quando volete iniziare una campagna andate sulla pagina di Verkami e lì insomma c'è la pagina relativa a come vengono date tutte le spiegazioni su come iniziare un progetto. And you tell us the goal you need, you define some rewards, and then we ask you to tell about your campaign, no? A little bit more, some information we need, no? In order to understand what you want to do. Quindi vi viene chiesto di dire qual è il vostro obiettivo, quali sono le ricompense che volete dare ai vostri finanziatori e di descrivere in breve il vostro progetto. So now we can do this, no? With the projects you have in mind, like you send now live, no? Your proposal, and to make it a bit easier, we just would like, no, to have, for example, shortly describe the project you want to fund, no? And then, what is your like previous experiences on creative cultural projects similar to the one you want to fund? And if you have any previous experience in crowdfunding, so that we know the project you want to start, and that we know each other a little bit, or which is the people who wanted to start the crowdfunding campaign. After this, now we can make small groups and work on these campaigns and try to get a final project which could be submitted or, you know, posted on Verkami and start raising money.
Allora, quindi i progetti che voi avete in mente potete, insomma, possiamo lavorare su quelli, potete quindi mandare la vostra proposta, descrivere in breve il vostro progetto e poi spiegare anche se avete delle precedenti esperienze su progetti di questo tipo e se avete esperienza nel crowdfunding. In questo modo possiamo capire un po' come lavorare con il vostro progetto. Quindi, dopodiché ci dividiamo in gruppi e possiamo anche lavorare su un progetto da inserire poi in Verkami. So, who's the first volunteer? My idea was like to pass the mic around, and if the people have some ideas, then he can tell us about his project. It can be like real or they can. It's allora, better if it's real, no? Because se ci sono delle idee creative che vanno più o meno in questa direzione, su cui intendete lavorare, su questa simulazione, vi passiamo il microfono volentieri. Idee. Massimo un minuto. Allora, quando aveva chiesto se qualcuno aveva un'idea, io avevo alzato la mano, però era sul crowdfunding equal. Adesso però riformulando ne faccio una totalmente diversa. La mia idea era quella di sfruttare le conoscenze che ho anche a livello personale per creare un libro per bambini e possibilmente poteva diventare anche accompagnato dal CD con la stessa lettura della favola nel libro, non so se mi spiego, quindi le stesse immagini. Testi in lettura potevano essere potevano diventare ecco materiale umano comunque per disegnare per creare le favole ce l'ho, ne conosco e questa potrebbe essere un'idea per conoscendo anche le richieste perché io so che avendo due bambini piccoli e conoscendo tanti amici che hanno bambini piccoli quando si tratta del compleanno di fare i regali c'è sempre la ricerca di un oggetto da quindi c'è una certa domanda di, sì, di questo tipo sì, di sì, cose. Sì. Altre idee? Chi ha alzato la mano prima? Un alloggio per animali domestici, cani, gatti, uccelli e il premio può essere che te lo tengo io per una settimana, insomma. Cioè, un periodo di alloggio presso il centro. Budget, insomma, un po' alto forse. Però. Ok. So the first one, well, I forgot. I had this slide so I can keep track. Your name was Raffaele. No, I don't know. This is she with two L's as well. Altre idee? Noi abbiamo iniziato a lavorare già in un progetto con l'associazione culturale Ling e con un'altra associazione intercultura de Francia e questo progetto consisteva a raccogliere delle fotografie delle placche de strada che contenevano una data infatti era la strada dell'1 di gennaio, la strada del 2 di gennaio che la troviamo a Catalogna, la strada del 3 gennaio la troviamo in Francia e quindi scoprire attraverso questi nomi di strada la storia che c'è dietro di ogni giorno, perché ognuna rappresenta una data significativa per il posto. E quindi volevamo compilare tutto questo in un libro che ci faceva scoprire l'Europa attraverso dei nomi di strada. Questo è il progetto che veniamo oggi. Sì, quindi l'idea è di fare un libro di 365 pagine con 365 foto, dal 1 gennaio al 31 dicembre. Foto ovviamente prese in qualunque parte del mondo. E le foto ce le abbiamo tutte. Abbiamo tutti i 365 giorni dell'anno e quindi l'idea è quella di fare un libro. Ci servono soldi. Pronto? Ci servono soldi. Did you get? No, we need the money, no? Yeah. Did you get the idea? This one, yeah. 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 Okay. Io volevo valorizzare l'artigianato realizzando delle tovagliette o delle tovaglie ricamate a mano. She wants to make some
tablecloths made of embroidery. Mm-hmm. Okay. Handmade. Handmade. Okay. C'è una domanda. No, mi chiedevo, per realizzare queste fotografie in giro per l'Europa, comunque avete già speso dei soldi? Cioè... Sì, è un progetto che è nato in realtà tanto tempo fa, abbiamo avuto questa idea folle, quindi tra amici, diffondendo le idee, abbiamo chiesto, ci sono arrivate foto dall'Ucraina, dai posti più strani del mondo, dalla Georgia, comunque abbiamo tutte le date, è stata dura e faticosa ma ce l'abbiamo fatta. Adesso si tratta solo di stampare il libro. Quanto ci serve, Carles? 8.000? Sì, intorno agli 8.000 euro come obiettivo da raggiungere. Ok, so well, we have four projects, more or less, so it's a good number. And yeah, I would like to know as well if you have like previous experience in this kind of projects as a creator. Avete già esperienza in questo tipo di progetti di cui avete parlato? Each creator, if they have like experience in ogni creatore. Doing something similar, of what they would do. No experience at all. Se avete fatto già qualcosa di simile? Io ho fatto qualcosa di editoria, molto piccolina, calendari, ma non libri. Yeah. We have done books, but very different kind of books, and we are at the very first experience with crowdfunding, so we want to try if it works or not. Okay, so now we have these four projects. The question is, is it only about products or can be about services, like the hostel? This is a question. Like he's asking, like, what? Like what's your idea? I don't know. Che tipo, ad esempio, che tipo di servizio? Cosa hai in mente? Creare un centro che fosse, diciamo, di riferimento per piazzare, diciamo, i giovani che escono dalle scuole superiori nel mondo del lavoro. Un centro servizi, qualcosa del genere. E entrambi. Is it create a web platform as well, a project, yes? Can it be? Yeah, it's a very difficult project to set like rewards, for example, but you know, people who would contribute to this project, for example, or... È difficile capire che tipo di ricompense dare per questo tipo di progetto e chi potrebbe poi essere interessato a questo progetto, secondo te? I mean, it's a very interesting project for the society, no? But... Well, the thing is that maybe it's not so like concrete project, no, like it would be easier to work with the other ones, but it's a possible project as well. È un progetto forse sul quale è difficile lavorare, però è possibile. Non è abbastanza concreto per come sembra. Concreto. Yeah, when we say project, it's on off. Sorry? Project on off. Which is starting and as a yeah. an ending date. Yeah, this is. Aperto alla comunità. Yeah. Okay. So we have four ideas so far. Yeah. Four or five. Penso che ci sarebbero tante realtà, diciamo, professionali disposte ad ospitare ragazzi che però non hanno le capacità economiche e assicurative per poter tenere questi ragazzi e, diciamo, non c'è nessun ente al momento qui, per esempio in Italia, che si occupa di mettere in collaborazione, per esempio, i ragazzi che escono dalle scuole superiori, che decidono di non continuare a studiare ma di inserirsi nel mondo del lavoro, e quindi molto spesso capita che prendono un lavoro a caso piuttosto che spingersi nell'approfondimento delle proprie passioni professionali. There could be many companies that would be interested
matching guys with can the companies they can. A kind of they can, training or internship. I see it like a very difficult project to work with in your funding. È molto difficile. Va bene, però pensiamoci. Un'altra? Un book fotografico di oggetti vintage anni 80, dei nostri ricordi, quindi... Mi collego a un'idea di un ragazzo che aveva detto l'altra volta, non so se c'è adesso, di un shop vintage. Tipo, no, le gomme... Are you a photographer or you are... Sei un fotografo tu? Appassionato. So what do? We take the four pages, we put this one as well? What do you think? Sorry? Per me era la produzione di un disco di un bassista, un bassolo in pratica. Un bassolo, cioè un solo basso in pratica. Solo basso. No. Un bassolo, dici che strumento. Want to hear. Want to hear that. Bassolo. Pensi che lo comprerebbe qualcuno? Sì, papà. Okay, so I have it ready for to have like five projects at most, so we can take five out of them. Quindi io non so bene ancora come si potrebbe realizzare materialmente il progetto che abbiamo tirato fuori non solo oggi, ma ne parliamo da un po' di tempo. La realizzazione di magliette con annesse però separate, lettere, cioè caratteri mobili. Quindi l'eventuale cliente, l'eventuale compratore ha una maglietta e ha anche a disposizione un numero di lettere che può, con cui la mattina decidere di alzarsi e dire ah, stamattina voglio dire al mondo sto così. E quindi si compone sulla propria maglia la scritta che quel giorno... Grazie l'idea. Ci piace. Una 20 euro te la do. Okay. Come dice, se n'è andato. Okay. Okay. Okay, un po' di Tito, se n'è andato. Un'altra idea? Ma in realtà volevo, si rifaceva all'orto urbano, all'orto comunale, quindi tipo affittare o comprare un pezzo di terra e fare dei corsi per coltivare la terra, il meccanismo dell'autoproduzione, in compenso un pezzo di terra e ti coltivi quello che vuoi. Assai. 10.000 euro. Rent or buy a piece of land. È venuta la creatività. Adesso mi ha fatto venire in mente l'affitto delle pecore e delle mucche. L'affitto delle pecore e delle mucche. Cioè io ho 10 pecore e 10 mucche, qualcuno le compra e io gli invio tutti i prodotti. È una cosa che in realtà esiste già, lo fanno in Sardegna, non è una... Adottano una pecora, tipo una persona dall'Australia adotta una pecora. E durante l'anno in cui l'affittata riceve tutti i prodotti che quella pecora produce in quell'anno. Yeah, it's very nice. I missed the other one about the renting, but era di affittare un pezzo di terra per la ricompensa, però per quale progetto era? Ah. Ah, sheep, it was, not a cow, okay. Sorry, wait. Again.
Allora, mi interessava l'organizzazione di un festival sulla filosofia del camminare a piedi, cioè come mobilità sostenibile. Okay, so finito. Okay, now we have a lot of projects to work with. Okay, the thing would be to choose like five projects out of all these projects we have. Quindi possiamo scegliere cinque. E abbiamo un piccolo appezzamento di terra coltivato a vigneto. Coltivato? A vigneto. Vigneto. E allora vogliamo farci finanziare, in pratica noi dobbiamo produrre il vino e a chi ci finanzia manderemo una bottiglia vino biologico al 100%. Vabbè, molto, molto semplice. Può essere. Okay, so we should choose like five out of it, because we have not so many, so five projects would be fine to work with. Dovremmo scegliere cinque. Tra questi progetti dovremmo sceglierne cinque sui quali lavorare. And then in groups we can work with the goal, five rewards, and a short description. E su questi cinque poi lavorare sull'obiettivo, le ricompense che possono essere a cinque diversi livelli. Sorry? E una descrizione breve. A flip shot? Ah, oui. Ah, yeah, they could, or with a computer they could do it like online. Okay. We have... Abbiamo cinque computer disponibili. Uno, due, tre. Se abbiamo almeno 5 computer, uno per ogni gruppo, non ci servono i fogli, o se preferite lavorare sui fogli va bene uguale, come preferite voi. Computer, foglio, ok, foglio, poi lo mettete nel computer dopo. Let's choose them randomly, I suggest. I see that these ones are more or less, well, similar, like it's like books or CD or something. They could work together and just make one out of it. Or sí, I think so. And then this rent a land and a ship, and it's more or less similar, so they could do the same. The Maglietta in this one could work together as well. Then we could have like allora la proposta è di mettere insieme i due progetti del libro, da due o tre, farne uno. Ok, allora chi vuole lavorare sul libro, facciamo il primo gruppo, magari lavora qui. Cerchiamo di fare gruppi un po' bilanciati. La seconda idea è... adottare la pecora? Sì. Chi vuole adottare la pecora? Un pezzo di terra. Ok, well, lavorate con... Put it together and, le abbiamo messe insieme perché... Ti chiami? Bring it everything together and make a, Antonella. A single project. Quindi la terra con Antonella, fate un gruppo qua. And the other one could be the maglietta and the... Quindi l'altro quello delle tovagliette ricamate e della maglietta con le lettere. It's more or less similar, or could make something. Le magliette qui con Anna Rita e Giuseppe. Now we have like three groups.
We need another one. And this group is working on what? On the book. 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 For I don't know which book. Okay. Book. Could be the photo book we or. We could have maybe. Two. Okay, they work on two projects maybe. Yeah, they could. What they are two out of. Projects. Yeah. The wine could go together with rentalands and. Va con la pecora e l'affitto della terra. Sì. I don't know if you want to se work volete, together because it's quite similar interest. Ok, lavorate sul basso. Okay, okay. Bass. Chi è rimasto senza. Non vi piace nessuna idea? Cosa avete proposto? Non mi ricordo. Ok, allora c'è ancora l'idea del festival del camminare, dell'andare a piedi. Ok. Abbiamo, ti chiami? Leonardo. Con Leonardo. Good. E? Ilaria. Ilaria. Adele. Ma c'è anche quello delle fotografie che hai visto. Mi sa che l'hanno messo insieme. Comunque potete anche lavorare su due gruppi separati, non c'è problema. So, what do you need? What are the things you need? No, you need to first to decide a title for your project. Quindi di cosa avete bisogno? Innanzitutto dovete scegliere un titolo per il progetto. Then to set a goal, the goal you need. Poi dovete definire l'obiettivo e quindi il finanziamento a cui volete arrivare. Then to define five different rewards in order to not to make it so difficult, so just five. Poi dovete scegliere cinque diverse ricompense per non complicare la cosa, ne facciamo solo cinque. Then you can think of a short description which you can write it down, or then we can just one of the group can come out and just present his project. E poi dovete fare una breve descrizione del progetto, potete scriverla oppure qualcuno del gruppo può descriverlo in poche parole davanti agli altri. And well, finally, if you have time or so, you can think of how you will promote your project. No? How, which promotion, which blogs you will go, or if you have a lot of Facebook fans or things like this, which promotion will do you for your project. Infine dovete scegliere il modo per produrre il vostro, per promuovere il vostro progetto, quindi quali blog utilizzerete, quali social network, eccetera. Okay, and then I leave here a few tips to set your goal and to set your rewards, no? Things you can take into account to think of your rewards and to set your goal, your funding goal for your project. Qualche suggerimento su come definire il vostro obiettivo di finanziamento e come stabilire le ricompense. And once we are done, we can put it online or we can do it with papers. We present and we see if the projects they raise money from each other or not. No? So if you would pledge to the other one's project, which is the project which raises more money or reaches its goal. E infine, quando avete finito, possiamo parlare insomma dei vari progetti e quindi vedere qual è l'interesse che suscitano e quali sono le promesse di finanziamento che potrebbero ricevere. How much time? It's 5 now, so 20 minutes, for example. 20 minuti? Or 15 or... O 25 per fare questa cosa, poi facciamo la presentazione. Buon lavoro. Thank you.
cercando gli step, perché prima li avevo visti, adesso non riesco più a trovare. Vino, uno strano, vino nostro. Vino nostro. Wine. Però un po' non deve essere vino. Ma sarebbe bello, io faccio l'industria di mobili fatti con i racciocchi. Bellissimi. I racciocchi compressi. Guarda, questa è la struttura di... Racciocchi. Allora ragazzi, abbiamo 10 minuti, adesso se prendiamo 2 minuti per gruppo, pronto? Pronto? 2 minuti per gruppo per dire proprio in maniera super sintetica quello che avete concluso nei vostri gruppi e poi con calma finiremo con Jonas di inserire nella piattaforma di Verkami queste proposte. Chi vuole cominciare? Sì, realmente, è che stiamo a giocare qua. Allora, Francesco, 1 minuto e mezzo. Allora, il nostro progetto si chiama Wine Ostrum, che è una parola composta da wine e nostrum. Il goal è la produzione di 1000 bottiglie, 500 di nero di Troia e 500 di primitivo per il 2014. Abbiamo individuato 4 tipi di rewards. Uno, quello da 15 euro in una bottiglia, scelta tra le due con l'etichetta personalizzata. 40 euro, 2 bottiglie più un gadget realizzato con i tralci dei vitigni. 150 euro, 6 bottiglie, 3 per qualità, più 6 gadget. E 500 euro, 6 bottiglie, che vengono ritirate a mano perché c'è un weekend per 2 persone per visitare l'azienda. Poi, cosa... vabbè. Aspetta. Non si legge niente. Ah, devo leggere io. E quindi consiste in questa produzione di vino, perché poi c'è una cooperazione su 5-6 di noi che... metteranno insieme le loro forze per entrare nel mercato con prepotenza. E lavorare. Vai. No, volevo dire che noi partiamo da degli appezzamenti di terra che abbiamo già nel nostro gruppo e quindi vogliamo lavorare con la cooperazione, sfruttare la cooperazione per creare impresa. C'è qualcuno che si sente di sostenere questo progetto? Chi vuole sostenere questo progetto? Non abbiamo scritto. 15. Ok. 2 persone, un weekend a casa di qualcuno, a scelta. Ok, grazie. Prossimo progetto chi è? Non piace nessuno. Siamo noi. No, it's a good project and I think it's... No, with 5,000 and with the rewards in it. Penso che sia un progetto interessante, di 5,000, anche le ricompense son carine. No, and maybe working a little bit more with the rewards, it's a project that could work and it's perfectly possible to finance through crowdfunding. È un progetto che secondo me potrebbe funzionare bene.
Ok, allora il progetto si chiama Tutti Frutti, da Elvis Presley. Come sapete, l'obiettivo è quello di imparare a coltivare la terra con metodi naturali e biodinamici. E non solo imparare, ma anche fare condivisione di questa conoscenza, quindi insegnare in maniera successiva a coltivare. Riqualificare i centri urbani, perché l'idea nasce un po' da l'orto urbano, quindi riqualificare il centro urbano, appunto, e mangiare sano con i frutti della terra. E poi, appunto, socializzare e condividere. Cosa abbiamo pensato per le rewards? Allora, innanzitutto i semi, che è anche un chiaro simbolo di rinascita del centro urbano, di un nuovo, appunto, concezione, di un nuovo mangiare sano e cose del genere. Poi, lo shopper di design, semi 12 euro, lo shopper di design in canapa 20 euro, poi, come? Ah, sì. Esatto, poi un cestino di prodotti della nostra terra, a scelta del contribuente 50 euro, poi un pranzo o una cena sempre con questi prodotti, e infine 100 euro per due persone, e infine un corso per imparare a coltivare, 400 euro per due notti con alloggio offerto da Peppe, che ora non viene, sempre lui. Vabbè, la descrizione in realtà riprende un po' gli obiettivi, che è sempre di sensibilizzare la comunità all'autoproduzione dei prodotti, escludendo l'utilizzo dei prodotti chimici, riqualificare i centri urbani e puntare l'attenzione sul mangiar sano. Budget 8.000 euro, se volete darci più, anche di più. C'è un contributo. Prossimo. Esiste già, l'ha messo adesso. Ora noi siamo già stati selezionati. Dai, dai. Dai. Accettiamo già i soldi. No. Chi parla? Anna Rita. Vabbè, il progetto si chiama WooShirt, quindi World Shirt, e quindi è un progetto basato, che ha come obiettivo quello di realizzare una t-shirt con delle lettere componibili. Budget di 10.000 euro per circa 1.000 magliette, e quindi abbiamo una lista di 5 premi, quindi con 10 euro una maglietta con il logo e un velcro, quindi soltanto due strisce, poi con 25 euro un numero standard di lettere, con 35 due set di lettere per la composizione, con 50 euro una maglietta più due set di lettere più gli emoticons più due disegni personalizzati, e invece praticamente 100 euro il doppio, diciamo. 10.000 euro il budget. 10.000 euro. Sì. In questo corto i personaggi parlano attraverso le magliette. I think the project is very interesting and the rewards are very well thought. So they are a fair price and they could work very well. But then the promotion is the most difficult thing. So making a video could help a lot to make it viral, no? Because no, you are not famous, you are not selling a book or something, so it's more difficult to make a promotion out of it, no? So with a nice piece of video, no, to make it viral and it could work as well. Ok, il progetto è molto carino e anche le ricompense penso siano, insomma, molto possano attrarre diverse persone. E ora la cosa molto importante è lavorare sulla promozione, e quindi il video è fondamentale, dovete cercare di creare un video divertente, carino per attirare i finanziamenti. Grazie a questo gruppo, ce n'è un altro. Prego, prego. Chi è lo speaker? Vado io, vuoi saluto? Allora, il nostro progetto si chiama Murgia Slow Food
Si tratta di un festival del camminare, della cultura e della filosofia del camminare. La location è la cava dei dinosauri di Altamura, dove ci sono le orme di chi ha camminato nella storia, quindi molto affine con il discorso appunto del camminare. L'obiettivo, quindi in termini di spesa, abbiamo 7.000 euro per il concerto di un personaggio, diciamo, di un artista che appunto parla dei temi dello sviluppo sostenibile. Abbiamo individuato Caparezza in questa circostanza. Poi 2.500 euro per il viaggio, soggiorno e compensi dei relatori, cioè dei relatori che saranno docenti universitari, che si occuperanno appunto di parlare dei temi della filosofia del camminare, ma anche scrittori come per esempio Enrico Brizzi, che si occupa appunto di cammino e di scrittura appunto sul cammino. E poi abbiamo 2.500 euro per la promozione, per un totale appunto globale di 15.000 euro. Le ricompense per i finanziatori sono un biglietto per singola giornata di partecipazione al festival per un valore di 10 euro, oppure un abbonamento per due giornate di partecipazione al festival per un valore di 15 euro, oppure un abbonamento per due giorni appunto al festival più la partecipazione al concerto per un valore di 22 euro. E poi la quarta ricompensa è la partecipazione all'abbonamento per due giorni più il costo del concerto più un video della manifestazione del viaggio di avvicinamento dei relatori e del concertista appunto al festival stesso. E l'ultimo sommerà tutte queste, diciamo, l'ultima ricompensa somma tutte queste ricompense più una cena con l'artista, quindi per un prezzo di 45 euro finali. La descrizione del festival in maniera sintetica è un festival appunto che si occupa di diffondere la cultura e la filosofia del cammino a piedi, inteso non solo come forma di mobilità sostenibile, ma anche come forma di ecologia del pensiero. E modo di promuovere questa attività, attraverso un blog che si ispira alla cultura del camminare, e un video che mostra la freneticità della vita quotidiana e i vantaggi invece di una vita più slow. E poi l'uso di social network come Facebook, Twitter, eccetera. Abbiamo pensato anche di fare un flash mob che coinvolga artisti locali che si occupano di queste tematiche. So, yeah, I think that it can work quite well. It's quite a lot of money to raise. No, it's quite difficult because it's a lot of money to raise for a thing like this. But for festivals, it works well. No, you pre-sale your tickets. No, and if you don't raise it, you don't do it. Or if you raise it, you do it. No, so it's crowdfunding is a very good option. And then instead of a dinner, it would be nice to have a walk. No, with a famous person, for example. No, so it's more related to what you are doing. And yeah, but. Nice project. Sì, progetto molto interessante, sicuramente i finanziamenti sono di un certo livello perché comunque c'è bisogno di organizzare un festival e quindi il denaro da spendere è più alto, però insomma è molto carino anche l'idea insomma del video ci può essere l'artista stesso e quindi può essere ancora più carino. Dai, io tengo questo. No, non puoi parlare. Non lo voglio più sentire, dai. No, lei. Perché io? Dai, ragazzi. Avanti. Abbiamo questo progetto che abbiamo iniziato già a disegnare. Non l'avevo detto, ma è un progetto che facciamo insieme a Fabrice Leflot, che è stato formatore la settimana scorsa. Anche lui è implicato in questo e vi manda tanti saluti. Il progetto è, abbiamo raccolto le foto delle strade che hanno una data, in questo caso è sabato, ma più sono le date, quindi 1 gennaio, 2 gennaio, 3 gennaio.
e ognuna di loro è stata raccolta in un paese diverso, una in Portogallo, l'altra in Francia, l'altra in Italia, e dietro ognuno dei nomi di strada c'è una storia. E quindi questo è per fare un libro che raccoglierà le storie, un libro fotografico, ma che raccoglierà anche la storia che c'è dietro ogni data. Quindi per fare questo progetto noi abbiamo pensato alla magnifica cifra di 17.101 euro. È stato un calcolo molto difficile, ma ne abbiamo parlato tanto e abbiamo deciso che questo euro è pure molto importante per il nostro progetto. No. Dopo, i gadget che abbiamo pensato sono: per 20 euro avrete un libro e pure una cartolina con la data del vostro compleanno oppure della vostra ragazza per inviare, pim pam. 25 euro abbiamo un libro, la cartolina e un magnete. Per 40 euro avete due libri, due cartoline e due magneti. Per 35 euro avete un libro e pure un'app. Dove sta la creato? Un'app? È un'applicazione con un calendario elettronico in cui ogni giorno del calendario apparirà la fotografia della targa della stessa data con la storia relativa alla piazza o alla via in cui la targa è collocata. Grazie. Per 200 euro potete avere 15 libri. Ma pensate adesso, chi vuole 15 libri? Ma no, perché noi abbiamo lavorato già con Comune, abbiamo chiesto le foto delle sue strade e quindi ci sono tante comuni interessate nel progetto, quindi pensiamo che queste comuni forse ci comprano i 15 libri, ci danno i 200 euro. Dopo abbiamo lavorato con il progetto con diverse associazioni europee, pensiamo anche di contattare associazioni turistiche di ogni paese dove c'è la foto, abbiamo anche tanti contatti nelle reti sociali eppure vogliamo contattare con diverse librerie che pensiamo che possono essere interessate. Fino a qua. No, the rewards are very well said. They are interesting. They are fair price. You know, I would contribute to a lot of them. So they are very nice rewards. And then the goal is quite high. No, you will need a lot of people, so you will need a lot of previous work, like contacting a lot of hubs and associations and so on, in order to reach this high. Or you can cut some costs in other places. Sì, il progetto è carino, le ricompense anche molto molto carine, insomma i prezzi sono giusti. E, l'unico problema è il finanziamento e quindi il goal è l'obiettivo finale che è un po' alto e quindi c'è bisogno di molti contatti, di creare insomma una rete abbastanza grande per riuscire ad arrivare a quella cifra. And I didn't comment in the Orto Urbano, no? But the campaign was all as well very well set and the rewards were very nice as well. Maybe the course was a bit expensive, a little bit, no? Like the course, like 400 euros for a course. It could be better, like to have a lot of people coming to the courses for like 50 euros, for example, to grow a community, no? So to have the courses very not so expensive, so they will buy the seats and so on, no? So it would be better to have the courses much cheaper, so you build a community around your project and, no, will keep on contributing and so on. But it's a project that could work as well, so it's a very feasible project. Quindi non avevo commentato il progetto dell'orto urbano, anche questo molto interessante, le ricompense anche molto giuste, soltanto il corso è un po' caro, quindi abbasserei insomma il prezzo anche per cercare di avvicinare la comunità locale, quindi lavorerei di più su quell'aspetto là. Okay, so thank you very much. Nice work and I don't know. You can see it posted in Berkami any time you like because you are welcome. Thanks a lot. Grazie a tutti per i vostri contributi. E possiamo lavorare sui vostri progetti, venite da me senza problemi. Ok, grazie ancora a Jonas. Nel frattempo volevo ricordarvi che domani il bar è chiuso, per cui se venite domani
portatevi un pranzo a sacco, una colazione abbondante. E questo è quanto. Grazie ancora a Vera. Noi ci vedremo, penso, sabato prossimo. Non lo sai? No, non ci vedremo. Ancora un'ultima volta, chi non ha firmato prima di andare lo facesse. E buona serata a tutti, grazie. Domani c'è Letizia. Domani c'è Letizia. In anteprima già qui stasera, e c'è Paoletti.